Domenica 21 settembre 2014 alla Villa del Parco di San Baronto in provincia di Pistoia si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione delle opere partecipanti al concorso di grafica, concorso promosso all'interno della manifestazione Arte in Fiera che è iniziata lunedì 15 settembre e ha avuto il suo epilogo oggi proprio con la premiazione delle opere in concorso. Insieme a me vedete gli organizzatori della manifestazione, sono gli amici di San Baronto, insieme a loro c'è anche il volto conosciuto dai nostri telespettatori del maestro Antonio Biancalani che insieme al professor Ivo Torrigiani che vedete al mio fianco, la dottoressa Sandra Palandri che è accanto a lui, la dottoressa Elena Magnani che è ancora di fianco alla dottoressa Palandri e al pittore Lorenzo Buchignani che vedete all'altro mio lato, facevano parte della giuria e gli attestati di partecipazione con delle menzioni che vanno dal distinto fino all'ottimo, sufficiente, distinto e ottimo, sono state consegnate pochi minuti fa, lo state vedendo dalle immagini, dall'assessore alla cultura del comune di Lamporecchio, dottoressa Monica Cetraro. La mostra ha avuto, la manifestazione ha avuto il patrocinio del comune di Lamporecchio e ha avuto anche, oltre a una parte dedicata all'arte, anche molte altre iniziative delle quali magari ci parleranno gli amici di San Baronto che le hanno organizzate e vissute in prima persona. Contestualmente alla consegna dei premi all'interno della Villa del Parco è stata allestita una mostra della pittrice toscana Maria Grazia San Giorgi e dello scultore tedesco Rolf Federn, entrambi hanno lo studio, sono marito e moglie, entrambi hanno lo studio qui a San Baronto anche se Rolf è nato a Amburgo, ma di loro parlerà la professoressa Mencacci che fra qualche minuto raggiungeremo. Iniziamo da Lorenzo Buchignani, al quale chiediamo come è nata questa manifestazione 2 anni fa e come si è sviluppata. Sì, è nata 2 anni fa con l'intento di promuovere le arti figurative in un ambiente dove tutto sommato le cose sono abbastanza smorte. Sembra che la cosa stia avendo un certo successo, la partecipazione è stata abbastanza interessante, può anche migliorare e ci auguriamo che migliori nel proseguo del tempo. D'altronde qui siamo in una situazione, Antonio Biancalani, d'eccellenza, una villa splendida su una montagna che domina quasi metà della Toscana, da qui si vede fino al mare, fino al Monte Serra, tutta la vallata lempolese, fino a Pisa al mare. Insomma. Certo, un ambiente stimolante per un artista. Sì, stimolante. Non per niente, scusa se ti interrompo, tu sì. Da Empoli hai trasferito il tuo studio proprio qui al San Baronto. È vero, poi possiamo anche citare, siamo a 2 passi dalla Vinci, dove insomma inutile... Dire, sì. C'è nato e c'è anche un museo dedicato a Leonardo che è molto visitato. Ok. Per quanto riguarda il concorso penso che abbiamo avuto dei stimoli da ragazzi giovani e quindi è stato sorprendente la partecipazione sì. Dei giovani e giovanissimi. Sì, e questo era quello che ci interessava perché noi dobbiamo mettere dei granellini diciamo interessanti da poter far sviluppare piano piano sul territorio. Grazie Antonio. Dottoressa, allora intanto ricordiamo, abbiamo detto la manifestazione Arte in Fiera si è aperta lunedì 15, vogliamo riassumere un po' i punti salienti, gli eventi salienti di questa settimana? Sinteticamente il lunedì c'è stato il vernissaggio della mostra a cui ha collaborato la professoressa Maccioni. Martedì abbiamo avuto un incontro di storia locale, castelli, borghi e strade sul Montalbano intorno all'anno 1000, una storia e una serata tenuta a cura di Ivo Torrigiani e Michela Cammilli. Mercoledì sera abbiamo parlato del pane, il pane è l'alimento più umile ma che si trova sempre sulle nostre tavole a cura di Leonardo Masi e Piero Capecchi, con la partecipazione anche di Edoardo Vacirca. E abbiamo parlato del pane come base delle nostre ricette, dell'importanza del pane nella storia, il pane che unisce l'Italia e non solo l'Italia e così via. E poi giovedì sera c'è stata un'esibizione di tango argentino da parte di allievi della scuola di Tango Club di Firenze
Il venerdì è una serata dedicata allo sport, ogni anno noi dedichiamo una serata allo sport, quest'anno è stata la pallavolo e c'era con noi Francesco Franchi, che è presidente, figlio dell'indimenticato Artemio Franchi, è presidente della fondazione Artemio Franchi, Pasquale Mennonna, neurochirurgo, e Silvano Lucarelli, che è presidente della federazione pistoiese di pallavolo. Poi ieri abbiamo concluso con l'ultimo concerto del Festival Musicale e Culturale nei Luoghi Storici del Montalbano, che organizza ogni anno Musicarte, l'associazione. E oggi l'epilogo con la premiazione delle opere di grafica partecipanti alla seconda edizione del concorso Arte in Fiera. E quindi io chiamerei Matteo Castelli, grazie. Alfonso Fantuzzi, non è Alfonso Fantuzzi, però lo ritira al posto della persona che ha partecipato, grazie. Maria Antonietta Pacifico, Veronica Sorghi, ecco, ora vorrei chiamare Sandra Internullo, la cui valutazione è buono, con particolare menzione della giuria. Perché? Perché sul piano dell'ideazione e della composizione la prova è buona e mostra una particolare freschezza esecutiva. Grazie. Lorella Consorti. C'è un commento da parte della giuria. Nel complesso il disegno risulta delicato, ben realizzato sia nel tratto che nell'esecuzione. Bene, e quindi distinto. E Yasmin Macaluso. La composizione si presenta personale e non banale, con suggestioni surreali. Il disegno presenta però un tratto non molto pulito. Distinto. Grazie. Sofia Ancillotti, per la quale la giuria ha espresso una valutazione, un giudizio ottimo. Il disegno esprime una notevole forza interiore che è stata tradotta con una buona tecnica. Complimenti. Come abbiamo detto in precedenza, per tutta la durata della manifestazione, da lunedì 15 fino ad oggi, nella grande sala espositiva della Villa del Parco sono state esposte le opere di Maria Grazia Sangiorgi, che vedete al mio fianco, e del marito Rolf Federn, pittore e scultore, nato ingegnere minerario, nato ad Amburgo. La signora Sangiorgi è nata a Livorno, ma si è diplomata all'Istituto d'Arte Policarpo Petrocchi di Pistoia, quindi un po' pistoiese d'adozione, anche perché dopo aver girovagato un po' per l'Italia e l'Europa, lei ha deciso di stabilirsi qua. Di nuovo qua in Toscana. Sono molto felice di essere tornata in Toscana e di agire nel mio campo artistico. E mio marito, pur essendo tedesco, si sente toscano anche lui e si trova qui veramente a suo agio. Il vostro studio è sul San Baronto. Sul San Baronto, a casa nostra. Avete un bello spicchio di Toscana davanti agli occhi. Sì, abbiamo un panorama bellissimo, stupendo. Quindi ci dà anche la voglia di pitturare, di fare, perché il posto lei è meraviglioso. È psicoterapeuta. Sì. E ha vissuto in Germania, Olanda, Regno Unito, oltre che in Italia. In Germania. Altri rassegne e mostre le ha tenute.
e le sue tecniche sono disegno, scultura, bronzo, acquerello, pittura, batik. Mentre Rolf, che è ingegnere minerario, ripetiamo, ha tenuto mostre e rassegne sia in Italia che in Germania, ma a scopo di studio ha molto viaggiato in India, negli Stati Uniti, in Messico, in Russia e in Cina. Le tecniche da lui utilizzate in arte sono la pittura con colori acrilici, sculture in ferro e pietra, ne vedete molte che erano presenti in questa mostra, e assemblaggio di vari materiali. Nel parco dei giardinetti della Villa Rospigliosi, che è qui a poche decine di centinaia di metri, sono esposte 10 sculture in ferro. C'è una critica d'arte, la professoressa Elisabetta Maccioni, che è stata delegata a parlare delle opere della signora San Giorgi e del maestro Federn, e quindi vorrei che fosse lei a presentare, perché è il loro debutto nella nostra trasmissione, quindi è la prima volta che i nostri telespettatori hanno l'opportunità di conoscerli. Per me è un onore, come sempre, presentare e introdurre le opere d'arte di questi artisti. Allora, il lavoro di questi artisti è un lavoro, o meglio, è un'evoluzione. Qui a questa mostra abbiamo delle opere, non sono ovviamente tutte, sono una selezione di un percorso lunghissimo che due artisti fanno da tanti anni, in particolare Maria Grazia dal 79 fino ad oggi. Ha attraversato varie tecniche, come abbiamo detto, la tecnica del batik, che è una tecnica complessa, una tecnica che richiede tempi molto lunghi per la realizzazione di un'opera finita. Praticamente sono paesaggi reali, ma anche paesaggi di sogno che sono esposti in questa occasione. E poi le tecniche scultoree. Maria Grazia ha operato sia utilizzando la creta, quindi la terra, che il bronzo. Sono le opere che ha eseguito, hanno come soggetto preferito la figura femminile, una figura femminile piena, spesso che allude alla vita, alla maternità, una sorta di Pomona moderna, una figura un po' mariniana, come quella che vediamo qui davanti a noi. Rolf invece ha fatto un percorso, viene dai gruppi artistici contemporanei, ha fatto esperienze in vari ambiti, ma in particolare nella tecnica dell'assemblaggio, praticamente mettere insieme oggetti, oppure trovare ad oggetti che sono caduti in disuso una nuova utilizzazione, una nuova finalità, un nuovo modo di essere, a volte un modo che forse l'oggetto ha sempre desiderato in sé, no? E lui ha trovato la maniera per dargli funzioni diverse. Qui sono esposte sia opere pittoriche che opere scultoree. È vero che una buona parte delle opere di Federn, le sculture, sono esposte nel giardino della Villa Rospigliosi, ma io consiglio chi volesse visitare di avvicinarsi anche alla loro residenza, una piccola pieve di Scelle a Lamporecchio, cioè una proprietà nella quale le opere sono le opere di Federn e di Maria Grazia, perché anche Maria Grazia ha delle opere esterne, sono esposte, sono visibili e visitabili. I due artisti sono sempre stati molto disponibili, mi hanno ospitato insieme ai ragazzi della scuola media presso cui io insegno, che è la scuola Francesco Berni di Lamporecchio, ci hanno ospitato e hanno messo a disposizione la loro professionalità, la loro arte per insegnarci ad esempio la scultura in argilla oppure anche la tecnica dell'acrilico. Ci hanno veramente permesso di comprendere come nasce, come si sviluppa un'opera d'arte e come si applicano le varie tecniche, anche quelle più complesse. Io devo solo ringraziare questi artisti per la loro presenza sul nostro territorio e per quanto lavorano
e quanto dimostrano la parte migliore dell'essere umano. Allora, professoressa, purtroppo la manifestazione chiude oggi, però io direi ai nostri telespettatori, suggerirei soprattutto anche ai critici d'arte che fanno un lavoro di ricerca sul territorio degli artisti, di venire a Lamporecchio, di salire sul Sambaronto. L'indirizzo credo sia via dei Pianali numero 8, e quindi potranno avere la possibilità di condividere anche una giornata di lavoro, come è successo agli allievi della scuola. Vorrei dire un'altra cosa a proposito della visita alla loro proprietà. Quando vi avvicinerete al cancello, non troverete un cancello con dei leoni o delle aquile sulle colonne che sostengono la parte di ferro. Troverete delle colombe bianche. Sono sculture in argilla colorata in acrilico della signora San Giorgi, e questo penso che sia l'esempio, cioè sia già il miglior benvenuto che si può dare. Sia soprattutto Bene. Già l'idea di cosa si trova all'interno. Grazie, ovviamente ringraziamo per questo invito anche la signora Maria Grazia San Giorgi e Rolf Federn, che vi aspetteranno da domani nel loro studio del Sambaronto.